Quando ti mettono con le spalle al muro riesci a essere terribile come non mai. Ehi, Kakarot, la prossima volta sarò io a diventare un dio. Mi aspetto la tua collaborazione. Ma certo, è naturale. Però diventare forte in modo eccessivo poi ti lascia un po' svuotato. Ma a ripensarci, Vegeta, quando Bulma è stata schiaffeggiata e hai gridato "La mia Bulma!" eri diventato un Super Saiyan con una potenza incredibile. Ho sentito tutto il tuo amore. Non ricordo di aver detto nulla del genere. E poi, comunque sia, in quel momento sono assolutamente certo di averti superato. Sì, senza dubbio, è vero. D'ora in avanti, quando ti troverai a combattere contro qualcuno di molto pericoloso, fagli colpire Bulma. Ehi! Ma quando a Vegeta è successo questo, non ti saresti dovuto trovare qui. Eri arrivato già da prima con il teletrasporto e ti sei messo a controllare la situazione. Ecco... Io... Son Goku! Ma come? Mentre tutti venivano picchiati, tu non sei intervenuto, ansati! Volevo solo osservare le mosse del nemico per studiare una strategia, però ecco, io non mi è venuto in mente niente in quel momento. Bulma, dai altri 2 o 3 ceffoni a questo pezzo di idiota. Sì, signore! No, chiedo scusa, sono pentito, perdonatemi!